Buonasera, sono Fausto Bartoli di Offagna e ho organizzato io questo incontro con Rosella Sbarbati, che si presenta come capolista nella circoscrizione di Ancona per Vox Italia Marche, e seguirà poi la presentazione di Jonathan Giacchetta, che è candidato come consigliere sempre nella stessa circoscrizione di Ancona. Passo la parola a Rosella Sbarbati. Buonasera care amiche e cari amici. Quali sono i motivi che posso stasera presentarvi per convincervi delle buone ragioni per votare Vox e per votare Rosella Sbarbati? Intanto, per poter dire dei sì, noi dobbiamo cominciare a dire dei no. A che cosa diciamo no? Diciamo no a quello che noi scherzosamente, ironicamente, nella nostra campagna elettorale abbiamo definito marchette. Marchette che cosa significa? Piccole Marche, regione residuale, regione destinata ad un declino lento e inesorabile. Quindi non a questo tipo di Marche, bensì sì, quindi alle Marche che riprendano una loro strada forte, vigorosa, autonoma, nelle indicazioni e nella direzione che adesso tra poco vi presenterò. Dobbiamo dire no anche a quello che abbiamo definito il regime Covid. Che cos'è il regime Covid? Non è una posizione di negazionismo della presenza di una nuova patologia, bensì è la situazione di pericolo, anche potenziale se vogliamo, in cui noi ci troviamo in questo momento di paura e di terrore dovuto appunto a questa patologia. Siamo consapevoli del fatto che quando c'è un'emergenza sociale, un'emergenza sanitaria, qualsiasi governo, anche un governo democraticamente eletto, può essere indotto e può avere la tentazione di negare quelle libertà personali dei cittadini che altrimenti non sarebbe possibile negare. Quindi far accettare al cittadino quelle cose che altrimenti in circostanze normali non accetterebbe mai. Quindi ne va della nostra Costituzione, della nostra libertà personale, quindi siamo estremamente vigili. Un altro no che noi vogliamo dire con forza è quello di una visione meccanicistica della realtà delle Marche. Che cosa significa una visione meccanicistica? Significa vedere le Marche in tanti pezzettini, già si chiamano Marche, quindi una regione al plurale. Se poi noi spezzettiamo i diversi problemi, il problema della salute diverso dal problema della sanità, il problema dell'alimentazione disgiunto dal problema ad esempio della salute e il problema della cultura disgiunto da quello che può essere il problema del turismo, vi ho citato solamente alcuni punti, ecco che andiamo ad affrontare le diverse realtà, le diverse situazioni basandoci solamente su una situazione di necessità e di evidenza particolare del momento, senza avere una visione d'insieme, globale, integrata di quello che noi vogliamo di questa regione. Quindi vediamo un attimo la sanità, che poi è il mio settore, e io più che di sanità vi voglio parlare di salute. Prima partiamo dalla salute, perché come dice un proverbio che a me piace molto, se noi cominciamo a occuparci della nostra salute quando siamo già malati, è come se cominciassimo a scavare un pozzo quando abbiamo già sete, è troppo tardi. Quindi la salute è un bene importante che noi dobbiamo cercare di mantenere. E proprio di ieri una dichiarazione di Mangialardi, il candidato presidente del PD, il quale ha proposto di utilizzare i soldi del MES per potenziare la rete diciamo di salute e di sanità della regione, senza considerare che proprio il suo partito e lui e il suo partito ha contribuito a smantellare quella che è la rete della salute e della sanità sul territorio. Quindi vedete che
non c'è una visione conseguente, non c'è una visione globale e integrata di quello che dobbiamo fare fino ad ora. E noi vogliamo cercare di portare invece degli elementi di integrazione, degli elementi di coerenza. Intanto questa politica è come se, non so se ve ne siete resi conto anche voi, a me ricorda tanto il discorso di tappare le buche. Si presenta un problema, tappiamo quel problema, questa buca, con i soldi che vengono magari dalla comunità europea e quindi affrontiamo l'emergenza. Noi siamo sempre alla rincorsa del tappare le buche create dall'emergenza. Ci troviamo di fronte da molti anni all'emergenza creata ad esempio dal terremoto. I nostri paesi dell'interno sono ancora pieni di macerie, no? Quindi non è stato possibile neanche fronteggiare in maniera adeguata questa emergenza. Le persone si stanno spostando verso la costa, l'interno della nostra regione rischia di essere spopolata e con questo spopolamento viene abbandonata l'agricoltura, viene abbandonata l'allevamento degli animali, vengono abbandonate tutte le capacità e tutte le grandi potenzialità, ma anche le conoscenze che i nostri corregionali hanno, soprattutto appunto nel settore dell'agricoltura. Quindi il terreno spopolato è un terreno che viene anche, che è anche soggetto a quelli che sono i pericoli che incombono quando non c'è un controllo, la pulizia, eccetera, del terreno. Quindi smettiamo quindi di tappare le buche e cerchiamo invece di avere una visione integrata. Vediamo il settore, abbiamo parlato di salute, ho cominciato a parlare di salute e la grande idea della nuova sanità che Vox porta avanti in questa competizione è quella di creare intanto come prima cosa sul territorio una rete di sportelli di informazione al cittadino su come mangiare per mantenersi in salute. Li possiamo chiamare sportelli di dietetica preventiva, perché con la prevenzione basata sull'alimentazione noi possiamo evitare tantissime patologie. Oggi quella dell'alimentazione è una giungla, ci sono tantissimi alimenti e il cittadino molto difficilmente si rende conto e riesce a capire, anche perché la pubblicità è contraddittoria ed è guidata da un mercato che non è un mercato che lo porta a scegliere per la salute, ma lo porta a scegliere per il profitto. Quindi cercare di indirizzare i nostri corregionali in maniera costante, in maniera a tappeto sul territorio verso un'alimentazione sana, antinfiammatoria, che aiuti a prevenire le patologie, è di fondamentale importanza. Questa alimentazione quale dovrebbe essere? Dovrebbe essere, noi siamo per la libertà di scelta, quindi dovrebbe essere all'interno di un perimetro di libertà l'alimentazione o i tipi di alimentazione che servono di più a garantire la salute, a evitare quindi le malattie e anche a garantire quella che è la sostenibilità ambientale, perché anche questo è un argomento che si affronta raramente con difficoltà. Forse non tutti sanno che la produzione di alimenti è uno degli elementi più importanti che mettono a rischio la sostenibilità della Terra, del nostro pianeta Terra. Noi entro il 2050 arriveremo ad essere più di 10 miliardi su questa Terra e se non corriamo rapidamente ai ripari dal punto di vista delle scelte personali e collettive per quanto riguarda l'alimentazione, andremo incontro a fenomeni di grandi cambiamenti drammatici anche dal punto di vista climatico. Quindi è arrivato il momento di prendere conoscenza di questa realtà. Quali sono gli alimenti che consumano più terreno, consumano acqua, producono più CO2, mettono quindi la terra più a rischio dal punto di vista ambientale? Sono gli alimenti di origine animale, quindi
l'alimentazione da consigliare, un'alimentazione che almeno riduca il consumo di alimenti di origine animale. Poi nell'ambito di questo perimetro chiaramente ci sarà libertà di scelta che potrà essere guidata anche da specialisti sul territorio. Quindi creare con questi sportelli di dietetica preventiva una nuova visione della realtà che sia naturalmente anche accompagnata da quella che è una informazione a livello anche di mass media nella nostra regione, che accompagnino appunto la conoscenza e la guida che si dà in questi sportelli. Questa nuova consapevolezza dell'alimentazione potrà portare anche a una nuova richiesta di produzione agricola, una produzione agricola quindi che, guidata dalla richiesta di nuovi alimenti, potrà dirigersi di più verso un'alimentazione di tipo biologico, biodinamico, ma anche verso una ricerca di nuovi tipi di agricoltura che siano aderenti a quelle che sono le nuove esigenze di salute e anche di sostenibilità ambientale. Quindi colleghiamo strettamente l'alimentazione, la nuova alimentazione, l'idea di salute con l'idea di produzione agricola. E dal punto di vista poi della salute, noi dobbiamo cercare naturalmente di ristrutturare anche tutta la salute, tutta la rete, ad esempio dei piccoli ospedali che sono stati smantellati sul territorio. Abbiamo visto adesso col Covid che cosa è successo. Ci sono grandi cattedrali della sanità che però non sono riuscite a far fronte a quello che era un'emergenza grande. Quindi anche lì è una questione di prevenzione. La prevenzione è stata completamente smantellata nel nostro territorio, anche a livello nazionale. Quindi ad esempio gli ospedali piccoli sul territorio, la rete dei piccoli ospedali, potrebbe essere proprio anche una rete all'interno della quale situare questi sportelli di dietetica preventiva. Ma all'interno di questa rete di piccoli ospedali da ristrutturare, da riabilitare, possono prendere posto anche quelle che noi chiamiamo delle unità di medicina integrata. Che cosa significa medicina integrata? Medicina integrata significa mettere insieme conoscenze di tipo diverso, di tipo specialistico, che accanto a quella che è la medicina e la farmacologia principale più utilizzata nel nostro paese, che è quella meccanicistica del sintomo e della cura di un singolo organo piuttosto che di una visione d'insieme della persona, quindi di una visione olistica della cura, appunto in queste unità di medicina integrata potrebbero prendere posto, accanto alla medicina meccanicistica, dovrebbero prendere posto altre specialità. Quindi medicina tradizionale mediterranea, quindi fitoterapia, quindi dietologia, quindi nutrizione, quindi omeopatia, omotossicologia, agopuntura, eccetera, eccetera. Tutto quello che può servire per ricostruire un percorso di salute che è fondamentale per il cittadino. Questo naturalmente, la medicina integrata è una medicina anche più economica per il sistema sanitario nazionale. Ci sono diverse regioni, alcune regioni, alcuni esempi in Italia di ospedali di medicina integrata che stanno andando avanti molto bene da anni. Quindi costruire quindi una rete, approfittare della necessità di ripristinare questa rete di piccoli ospedali e di centri di cura per cambiare anche l'impostazione e i paradigmi della sanità. E accanto a questa visione ce n'è un'altra. Noi siamo il partito della libera scelta, quindi la libera scelta significa anche dal punto di vista sanitario essere in grado di poter scegliere il proprio medico di base a seconda di quella che è la propria visione e la propria necessità di cura. Ad esempio, accanto al medico che noi siamo abituati a conoscere, abbiamo chiamato medico che usa una medicina di tipo meccanicistico, ecco che
Mentre ad esempio il medico omeopata, il medico ayurvedico, quello che il singolo cittadino ritiene più aderente alla propria necessità, alla propria energia, alla propria visione. Questo naturalmente nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. E il medico di base, qualunque esso sia, dovrà ritornare ad essere un presidio fondamentale della medicina sul territorio. Quindi non come adesso, che il medico è stato trasformato in un burocrate che dispensa ricette, mortificando quindi la professionalità di questi specialisti, ma ripristinando quindi una dignità di questa importantissima figura e dando anche una visione diversa di quello che può essere il medico di base. Ecco, io a questo punto direi che posso dare la voce, la parola a chi mi vuole fare delle domande.